tifoseria in fermento, partiranno in tanti per Arezzo, Capienza, settore ospiti 800 spettatori, sarà forse sold out, comunque verrà sfiorato, vendita dei biglietti lo ricordiamo sino al 19 di sabato, squadra carica soprattutto consapevole, 10 vittorie in 13 partite sin qui disputate, ruolino di marcia da urlo, un solo KO a Pesaro, beffardo e ingiusto, subito cancellato dall'importantissimo successo ottenuto a spese del Sestri Levante. Ora l'Arezzo di Troise, quinto in classifica, due pareggi nelle ultime tre uscite contro Ascoli in casa e Milan Futuro a Solbiate Arno, dove i toscani hanno recuperato per ben due volte lo svantaggio, evitando la sconfitta quasi all'ultimo respiro, grazie a questa deviazione di testa dell'esperto centravanti Gucci. Squadra senza dubbio tecnica dalla metà campo in su. In casa gli Amaranto hanno conquistato 14 punti, 4 vittorie e 2 pareggi, e perso in una sola occasione contro la Ternana lo scorso 29 settembre. Sistema di gioco 4-3-3, ma nei tre di centrocampo nelle ultime partite Troise ha utilizzato il mancino Guccione, esterno trequartista di indubbie qualità tecniche. Avversario insomma da prendere con le molle, in attacco occhio al fantasista Pattarello, a Tavernelli e Gaddini, oltre naturalmente a Ogunseye, riferimento centrale di struttura, e allo stesso Gucci. Certe le defezioni di Damiani e Chierico, nel cuore della difesa probabile rientro di Gigli, ex Rimini. Nel Pescara dopo la squalifica torna Squizzato, sarà la prima di tre sfide nel breve volgere di 8 giorni. Giovedì prossimo 21 novembre recupero casalingo col Milan Futuro alle 20.45, lunedì 25 sempre all'Adriatico Giovanni Cornacchia, Pescara Pineto con inizio alle 20.30.